Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per celebrare in mente la Santa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo, o Dio che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone.
calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quando ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete scioglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea delle comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Prese un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo
Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni e gli altri. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e da Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Giovedì Santo, un po' anomalo. Siamo radunati, voi nelle vostre case, noi in chiesa parrocchiale, a celebrare Giovedì Santo. Il Giovedì Santo è il giorno in cui dell'amore totale. Gesù dice che durante l'ultima cena prese del pane, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». E fa anche così con, ecco, il calice del vino, il sangue della nuova ed eterna alleanza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù è accanto a noi in ogni momento della vita, da quando nasciamo a quando concludiamo il nostro cammino, in questo cammino che è un cammino di storia, ma un cammino di fede, un cammino di redenzione. Gesù, ecco, ci prende per mano e lo fa in modo molto bello, molto significativo nella celebrazione dell'Eucaristia, dono totale per tutta l'umanità. E noi di questo dobbiamo ringraziare il Signore per questo grande dono. E poi ci dice un'altra cosa Gesù: «Io ho amato voi fino alla fine, vi ho amati, ecco, di un grande amore. Fate così anche voi». E ce lo dice nel Vangelo che abbiamo ascoltato un momento fa,
quando Gesù prende un asciugamano, se lo cinge ai fianchi e passa a lavare i piedi ai suoi discepoli. Vuol dire questo, l'amore non è soltanto parole, ma diventa anche concretezza della vita. Ci dona il suo pane, il suo sangue, per avere la forza di essere testimoni nel mondo dell'amore suo. Quell'amore che davvero supera il cielo e la terra, perché è l'amore di Dio. E l'amore di Dio, ecco, è amore donato, amore sacrificato, anche sì, perché morirà in croce per la nostra salvezza. A tutti voi, allora, nell'Eucaristia farete la comunione spirituale, perché è impossibile fare la comunione sacramentale, ma anche in quella comunione sentite davvero, ecco, in comunione profonda con il dono eucaristico, il dono che Gesù ha fatto a tutti noi e anche a tutti voi che siete nelle vostre case. Con la preghiera allora ci sentiamo famiglia, ci sentiamo uniti più che mai, perché vedere la Chiesa vuota davvero viene un pochettino di tristezza, un pochettino, ecco, il cuore dice: ma cosa sarà mai? E noi ci fidiamo del Signore, che Lui che davvero gestisce il nostro tempo, la nostra storia, il nostro cammino. Allora a tutti è buon Triduo Pasquale, giovedì, venerdì, sabato, e poi domenica, Pasqua di Resurrezione, gioiosamente la celebriamo, perché il Signore è risorto, ecco, e cammina con il suo popolo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo dell'Eucaristia. Consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: O Gesù Maestro e Signore, ascoltaci. O Gesù Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Vescovo e i presbiteri della nostra Chiesa novarese, perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile e donazione senza limiti a Te, che sei presente nei Tuoi fratelli, preghiamo. O Gesù, Signore Maestro, ascoltaci. Per tutto il popolo cristiano, perché in Te che lavi i piedi degli Apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri il calice, sappia riconoscere i grandi segni della Tua regalità e del Tuo amore, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per i cristiani divisi, perché questo memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che hai innalzato nella Tua preghiera sacerdotale al Padre, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per gli uomini prigionieri della cupidigia e della violenza e per tutti i commensali mancati al banchetto della fraternità, perché sentano e soprattutto per loro hai pregato e ti sei offerto al Padre come agnello innocente e mansueto, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo e della mensa eucaristica, perché siamo disponibili a condividere i valori e i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia, preghiamo. Maestro e Signore, ascoltaci. Signore Gesù, in quest'ora suprema in cui ci chiami come amici a mangiare la Pasqua con Te, rendici degni di essere eredi e commensali della gloria del banchetto eterno. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Metto in mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, nel nostro e di tutta la sua santa. Concedi a noi, tuoi fedeli Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Vero ed eterno, istituito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato, il nostro cibo ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Egli in questa notte prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco,
il nostro vescovo Franco Giulio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Leggiamo insieme la preghiera per la comunione spirituale. La potete trovare appena sotto la diretta. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro
il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo, Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio. Accogli come tuoi commensali, accoglici come tuoi commensali al banchetto della gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio.